Ma se pensate che a Gran Basel ci siano solo auto storiche, beh, vi sbagliate di grosso. E adesso ve lo dimostro. E infatti, guardate un po' qui chi c'è, chi fa capolino, ma è la nuova Tesla Roadster che fa qui a Gran Basel il suo debutto europeo. Quindi Elon Musk, tra i suoi mille impegni, è riuscito anche ad organizzare questa succosa preview. Ma allora, cosa dobbiamo aspettarci da questa macchina? Beh, tanto per cominciare, c'è una linea che dal vivo è davvero bella, colpisce davvero, è molto filante, si nota un certo studio dell'aerodinamica, come vedete questi incavi, queste prese d'aria davanti ai passaruota, così come lo splitter in carbonio e il muso molto 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 basso, ma anche, per esempio, il tergicristallo monospazzola ma con due bracci, quindi in grado di resistere anche ad alte velocità. Oppure, questa però, oltre ad essere una realtà, una feature aerodinamica, è anche, eccola qui, non so se riuscite a vedere, la telecamera che inquadra il posteriore, perché lo specchio retrovisore non c'è. E poi il pezzo forte della Roadster, quindi questo qui, che è il tetto, e si può togliere e quindi libera un fazzoletto di cielo sopra pilota e passeggero. Dietro invece trovano posto altre due persone. Purtroppo gli interni non possiamo farveli vedere perché tra l'altro i vetri sono anche oscurati e non si può aprire la porta, però insomma la plancia è molto minimal, con un volante in stile aeronautico, da quello che si può, che posso osservare da qui, pochi fronzoli, insomma, per un'auto che pensata per andare veramente veramente veloce, come dimostrano non solo i Pirelli Pilot Sport Cup 2 da 21 pollici posteriori, ma anche i dischi freno in carboceramica con pinzone rosse marchiate Tesla, anche queste già, perché questa Tesla Roadster è una macchina che è in grado di raggiungere e superare i 400 km all'ora. Quindi il tutto, pensate un po', con 1000 km di autonomia e naturalmente la possibilità della ricarica veloce, anche se ancora non si conoscono i tempi di ricarica. Sotto ci sono tre motori elettrici che sono in grado di lanciare questa Roadster, pensate un po', da 0 a 100 in 2,1 secondi, a livello di molte moto sportive. Ecco qua ancora una visione del muso, dove vedete lo stemmino per risparmiare peso, e addirittura sembra come serigrafato sulla carrozzeria, in realtà probabilmente è un adesivo. Vi faccio vedere anche il posteriore, non possiamo purtroppo salire, eccolo qui, anche la vista posteriore, volumi molto massicci, grande uso del carbonio per l'estrattore, che naturalmente non ha il terminale di scarico perché qui non serve. Vi ho quasi detto tutto, manca solo disponibilità e prezzo. Tesla Roadster si può già ordinare e preordinare sul sito internet di Tesla a circa $200,000, che diventano 250 se invece volete la limited edition, mentre dovrebbe arrivare su strada nel 2020. Fateci sapere se vi piace nei commenti. Grazie e alla prossima.